Tre giornate di intensi allenamenti a Francavilla al Mare, città scelta dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per preparare al meglio i mondiali di judo in programma dal 28 settembre al 3 ottobre in Portogallo. Gli atleti sono stati ospiti della palestra Fight Academy della pluricampionessa Chiara Meucci. Con lei, Giosuè Giulio e Paola Barroncelli, si completa lo staff tecnico azzurro. Per la prima volta si è coronato il mio sogno, cioè di portare la disabilità qui a Francavilla al Mare. Per me è un grande onore poterli ospitare e soprattutto poter far sì che loro siano protagonisti di un qualcosa che per me è sempre stata la mia lotta, quindi sono protagonisti di un mondo bello che è il mondo sportivo. Noi tra due settimane ce ne andremo in Portogallo a fare una competizione importante che è un mondiale. Quindi qui daremo il massimo e soprattutto cercheremo di istruirli il più possibile per rendere al meglio questa competizione. Adesso stiamo recuperando un po' di recupero fisico, chiaramente, quindi attività di recupero fisico prettamente atletico e chiaramente attività di ucicomi e randori, quindi lavori di ripetizione di tecniche proprio per abituare di nuovo la mente a ragionare in forma tecnica, chiaramente judo. Il randori poi chiaramente li aiuta, il randori è la pratica libera, chiaramente li aiuta a lavori di azione e reazione, quindi a tutta una serie di attività, di stimoli che per loro in questo periodo, quindi post estate, sicuramente è più complicato recuperare velocemente, anche perché abbiamo un mondiale fra una ventina di giorni. Abbiamo sei ragazzi che fanno parte della Rosa Nazionale, che sono qui in ritiro a Francavilla al Mare, una donna e cinque ragazzi. Andiamo con tante speranze di poterci portare a casa tante tante medaglie, perché i ragazzi sono veramente forti. Chiusura con Francesca Buttari, presidente del Consiglio Comunale. A Francavilla ha una grande tradizione di vicinanza allo sport paraolimpico da tantissimi anni e chiaramente la vicinanza dell'amministrazione comunale a questo tipo di sport è ancora più forte e più importante proprio per la presenza di Chiara Meucci sul territorio. Sono due giorni molto importanti con una direzione ambiziosa che sono proprio quella dei mondiali di Portogallo. Voglio appunto aggiungere che in assoluto questa vicinanza a questo tipo di sport sarà mantenuta nel tempo proprio per promuovere lo sport come messaggio di inclusione e di valorizzazione di messaggi positivi. Great, great.